Quanto segue il racconto di un signore, insomma, che conobbi anni fa. Questo signore fu maresciallo nell'esercito e ebbe diverse esperienze, insomma, di tipo ufologico, stranamente. Stranamente si fa per dire, perché come si sa i militari sono spesso all'interno di questa problematica. Comunque, ecco cosa mi disse questo signore, insomma. Era una notte dell'estate del 1980, eravamo sulla spiaggia di Ladispoli, vicino Roma. Erano circa le 22:30, il cielo era limpido e ci soffermavamo a guardare gli aerei che decollavano dall'aeroporto di Fiumicino. Ovviamente, data la distanza, vedevamo solo dei puntini luminosi che si alzavano e si abbassavano, insomma, in continuazione. Arrivavano da ogni direzione. Vedevamo questi puntini staccarsi dalle luci del suolo, che intuivamo essere quelli dell'aeroporto, e dirigersi verso tutte le direzioni mentre prendevano quota. Li seguivamo con gli occhi finché non scomparivano. Poi, d'improvviso, uno di questi puntini luminosi, leggermente più grande degli altri, puntò deciso verso la nostra direzione. Non puntava verso l'altro, ma veniva verso di noi. Da principio, questo ci parve abbastanza strano, questione di rotta, pensiamo, ma poi, continuando a seguirlo, notiamo che non si alza, ma che prosegue verso di noi. Poi, di colpo, si sollevò in una completa verticale, nel tempo intercorso di un battito di ciglia scomparve. Ci guardammo ammutoliti. Non credo che quello sia stato un aereo, dissi a mia moglie. Non ne abbiamo di così maneggevoli, almeno che io sappia. Non fu la prima volta che personalmente ebbi a che fare con fenomeni del genere. Ovviamente quello della spiaggia non è documentato come lo fu, diciamo, un altro avvistamento che avvenne a Ladispoli nel 1974, se non ricordo male. L'avvistamento fu riportato anche dai giornali. A quel tempo abitavo al quinto piano di una palazzina quasi al centro del paese. Era sempre durante l'estate quando, verso le 17 circa, ora più ora meno, tenuto conto del tempo trascorso, improvvisamente la luce del sole cambiò colore, diventando di un violetto porpora chiaro. Il tutto durò forse meno di 30 secondi, ma tutta la casa piombò in questa tenue colorazione. Corsi fuori dal balcone, ma già tutto era tornato alla normalità. Guardai giù e vidi che tutta la gente stava con il naso all'insù. Alzai lo sguardo, ma non notai niente. Che fosse accaduto qualcosa di strano era ovvio, altrimenti perché le persone avrebbero guardato verso l'alto? E quella luce da dove era arrivata? Il giorno dopo sui giornali apparve la notizia di un avvistamento UFO sui cieli di Ladispoli. Se non ricordo male, parlavano proprio del cambiamento repentino del colore della luce solare. Non ricordo se ne parlarono i TG. E questo è sicuramente un caso veramente strano, insomma, di qualcosa che è avvenuto. Diciamo che questo signore ha avuto diversi fenomeni, è stato testimone di diversi fenomeni estremamente strani, che nel corso appunto degli anni in passato ebbe modo di raccontarmi, insomma.